Ciao ragazze e ciao ragazzi, ancora recensione? Sì, ancora sistemata così, ho quasi finito, inizio a avere fame. Allora, in questo video vi voglio recensire prodotti, scusate l'allarme, di pulizia, detersione, sì. Non mi veniva il termine. Giù nell'info box trovi la lista completa dei prodotti che ti sto per recensire. Nulla, partiamo subito. Se ti piacciono le mie recensioni, ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, giù nell'info box trovi il tastino per l'iscrizione. Mi stavo incartando. Allora, primo prodotto che voglio recensire, che acquistai durante la quarantena, ora che ci penso, perché ero disperata e che poi alla fine ho iniziato a utilizzare quest'estate. Sorvoliamo. È questo prodotto della Nivea, il gel detergente purificante dedicato alla tua pelle, acqua purificata, alga oceanica, pelle da mista a grassa, 150 ml. È quasi finito, lo sto praticamente finendo di utilizzare in questi giorni. Allora, da più di 100 anni sviluppiamo prodotti per garantire benessere alla tua pelle. Il nostro Nivea Gel detergente purificante arricchito con acqua purificata e alga oceanica deterge i pori in profondità, riduce gli eccessi di sebo e rivitalizza la pelle, rispettando il suo naturale equilibrio. Allora, è un prodotto da 150 ml che utilizzo per la detersione sia di mattina che la sera dopo aver struccato la pelle. È un prodotto gelatinoso che si schiuma leggermente a contatto con la pelle bagnata. Io lo passo energicamente sul viso perché ha anche dei piccoli granulini per andare a togliere un po' la pelle morta sul viso e mi lascia la pelle morbida. La vado sempre poi a rivitalizzare con l'acqua alle rose storica di Neu. Non mi ricordo. Acqua alle rose di Ups. Robertson può essere. Vabbè, l'acqua alle rose, punto, basta. Lascia la pelle detersa perfettamente, sia la mattina libera la pelle dall'eccesso di sebo che durante la notte si accumula e dalle polveri che si possono annidare sulla nostra pelle durante la notte, la deterge perfettamente dopo lo struccaggio, quindi toglie gli eccessi, i residui di trucco, gli eccessi di latti o detergenti che si possono utilizzare per struccare il viso. E mi piace molto anche perché dopo la pelle non tira, è comunque ancora idratata, non perde completamente l'idratazione naturale, è un buonissimo detergente viso, mi sta piacendo veramente tantissimo. Quando finirà questo, probabilmente passerò di nuovo alla mia saponetta, perché siamo ancora a metà settembre, ma ci stiamo addentrando ovviamente nell'autunno e vorrei avere un detergente ancora più idratante per aiutare ovviamente a non rinsecchirmi la pelle. Ma questo è stato perfetto quest'estate, mi è piaciuto tantissimo. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questo latte detergente della Edotea all'olio di cocco con acido ialuronico. È un prodotto emolliente e lenitivo che ha tutti i suoi standard e certificazioni varie ed eventuali. È un prodotto da 200 ml con un bellissimo erogatore, adoro i prodotti con gli erogatori. È finito, quindi non ve lo posso far vedere. Questo prodotto l'ho utilizzato come struccante, anche se è identificato come latte detergente, ma per detergere preferisco gli schiumogeni. Invece lui l'ho utilizzato come struccante per l'intero viso. Ho struccato sia gli occhi che il viso e anche i rossetti e ha fatto perfettamente il suo lavoro. Come lo utilizzavo? Allora, prima di tutto inumidivo con acqua tiepida le ciglia per iniziare a togliere il mascara. Dopodiché una sola pompata la passavo tra le mani e iniziavo a passarla sugli occhi e facevo l'effetto panda. Dopodiché un'altra pompata per
per il viso e una terza completamente viso, labbra, occhi, tutto. Poi con un solo dischetto di cotone, odio sfruttare e consumare dischetti inutilmente, andavo a togliere l'eccesso di trucco più latte detergente da tutto il viso. Con un lato del dischetto struccavo gli occhi e andavo sulle ciglia prima in questo verso e poi nell'altro ed erano completamente struccate. Giravo il dischetto e lo passavo poi su tutto il viso e il mio viso veramente in 3 secondi netti era completamente struccato. Mi è piaciuto tantissimo, lasciavo un buonissimo profumo di cocco sulla pelle, che ovviamente poi andavo a detergere, ma non mi ha creato strati eccessivi di idratazione anche essendo un latte, ha struccato perfettamente, mi è durato veramente tantissimo. Il prodotto di struccaggio che sto usando in questo periodo invece è questa acqua micellare della Venus in taglia gigante 400 ml, ultra delicata, strucca, deterge e lenisce viso, occhi e labbra, non contiene olio senza risciacquo, ninninni, va sempre risciacquata, altrimenti Lolla ci viene a prendere a casa. Innovativa formula micellare senza oli e saponi, con un solo gesto deterge, strucca e lenisce. Ultra delicato è indicata per tutti i tipi di pelle, azioni deterge, struccanti di origine vegetale, eliminano le impurità con delicatezza, strucca le micelle, inglobano e asportano ogni traccia di trucco, lenisce l'acqua virginiana ad azione decongestionante, lenisce, rinfresca e dona vitalità alla pelle. Allora, come lo utilizzo? Purtroppo questo ha bisogno di due dischetti. Il primo dischetto su un lato strucco un occhio, lascio agire leggermente il dischetto sull'occhio e poi piano piano porto verso il basso e poi sulle ciglia, l'altro lato per l'altro occhio e un secondo dischetto per detergere per struccare il viso e per sull'altro lato ristruccare il viso, quindi con due dischetti lato lato, quindi quattro lati riesco a struccarmi il viso. Rispetto al latte che vi ho mostrato prima, ovviamente c'è un spreco di un secondo dischetto, ma non posso struccare semplicemente gli occhi spruzzando l'acqua addosso, quindi devo per forza utilizzare due dischetti. Sto pensando di acquistare i dischetti, quelli che si lavano. Devo vedere un attimino quali acquistare e poi probabilmente li acquisterò. Anche perché io di solito sono da struccaggio con salviette più detergente, come vi ho mostrato nella mia routine, vi lascio, se non sbaglio ho fatto due video o uno, non mi ricordo, comunque vi lascio i video nelle schede e giù nell'info box. Io strucco normalmente il viso con le salviette e poi detergo con un detergente. In questo periodo ce le avevo, le ho volute utilizzare e mi sto trovando benissimo. Quindi ottima anche questa acqua micellare. Ultimo prodotto per questo video è un bagnoschiuma dermobagno della Omnia, eco biologico con vitamina E, aloe vera. Questo veniva, scusatemi, in questa confezione. Dentro c'è ancora la crema corpo che non ho ancora iniziato a utilizzare. Il bagno doccia è da 400 ml. La crema da 200. Dunque, è ancora qua, quando lo inizierò a utilizzare poi vi farò la recensione. Invece, continuando a parlare del dermobagno, idratanti addolcenti per pelli secche e delicate, eco biocosmetico certificato, formulato a pH fisiologico, Omnia dermobagno eco biologico, un detergente specifico per il corpo a base di gel di aloe Barbaderis Miller, da coltivazione biologica certificata. L'aloe vera dona all'acuta idratazione e nuova freschezza, ne aumenta il tono, lasciandola morbida e luminosa. Una cosa che mi piace di questo nuovo confezione è il tappo. Si apre così, non si deve ribaltare completamente e si va a prelevare il prodotto che dona, si schiuma facilmente. Io uso una spugna, quella
tutte arrotolate di Ikea, che adoro perché non si asciugano facilmente ed è difficile che si annidano schifezze dentro, quindi preferisco quel tipo di spugna rispetto alle classiche scusate, alle classiche spugne, anche quelle un pochino più abrasive, preferisco queste a fiorellino, a rosellina, non so come si chiamino. Schiuma bene, si risciacqua facilmente. Il mio fidanzato che non usa spugne lo sta utilizzando, gli piace tantissimo. Dice che con pochissimo prodotto riesce a lavarsi tutto il corpo. Di norma lui fa il bagno nel docciabagno, cioè praticamente. Invece con questo dice che ne usa una piccola quantità e riesce a detergersi il corpo in modo più veloce, più rapido e più efficace. Quindi ci stia più. Scusate, ci sta piacendo entrambi. Nulla che altro dire. Si sciacqua facilmente. Ha un buonissimo profumo. L'aloe vera mi piace, quindi ottimo. Ok, video recensione di questi prodotti di detersione finisce qua. Se ti sono piaciute le mie recensioni, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su e ti invito ovviamente a iscriverti al canale per non perdere i miei prossimi video. Io ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!